Siamo alla rush finale di questa prima parte di stagione, 3 incontri alla conclusione del girone di andata, con la possibilità poi di avviare un'analisi di una decina di giorni per le società, arrivando con le idee precise ad inizio gennaio, quando si conosceranno le prime decisioni sul mercato sia in entrata che in uscita. Cominciamo la nostra analisi della Paganese, che delle ultime 6 partite ha perso solo con il Benevento e staziona praticamente dall'inizio della stagione nella zona playoff o ai margini della stessa. Gli azzurro-stellati giocheranno una sola gara in casa con il Latina, mentre fuori andranno a Frosinone domenica e a Perugia nell'anticipo del sabato 22 dicembre con diretta TV sulla Rai. A proposito, Rai Sport ha inserito il derby Paganese-Avellino quale posticipo del lunedì per il 21 gennaio prossimo. Tornando per un attimo alla partita di domenica contro l'Andria, sarebbe stata una beffa perderla, perché la Paganese ha forse disputato una delle sue migliori prestazioni stagionali. Anzi, togliamo il forse aggiungendo solo che l'assenza di Fusco in difesa si è sentita, e come visto che il pacchetto arretrato, qualche sbavatura di troppo se l'è permesso. A garantire quantomeno il pareggio alla Paganese è stata una punizione da buon argentino di Fernandez. La leggera deviazione in barriera non toglie la rete al difensore goleador della Paganese. Sono due giocatori importanti, Luca e Marroco, però comunque penso che i ragazzi che hanno giocato il posto loro l'hanno fatto bene, non penso che sia quello il fattore. Il fattore sono stati magari due piccole distrazioni e si è pagato caro, quindi è inutile parlare adesso dei due gol che abbiamo preso. Secondo me dobbiamo parlare due volte: abbiamo ripreso la partita in mano, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto anche delle occasioni per vincerla, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e niente, ci teniamo questo punto, andiamo avanti queste 3 partite importanti che ci mancano per fare più punto possibile e poi fare i conti a Natale. Domenica per preparare la partita che dobbiamo affrontare a Frosinone con una buona squadra e niente, cercare come facciamo ogni domenica, imporre il nostro gioco e portarci 3 punti a casa. 2 partite interne e una fuori aspettano invece la Nocerina nel triste di fine anno, con 2 derby, entrambi al San Francesco, e la trasferta con l'ultima della classe. Benevento domenica, Carrarese in Toscana, chiusura col Sorrento. Sulla carta la Nocerina potrebbe fare un plan, cosa che permetterebbe alla compagine di Gaetano Oteri di rientrare in piena zona playoff. Il tecnico dei rossoneri però aspetta recuperi importanti, Giuliatto e Scardina in particolare, elementi che sistemerebbero la difesa che purtroppo con De Franco non riesce più a essere quella di una volta. De Franco non è lo stesso di 2 anni fa. Cosa è successo a questo ragazzo che sembrava un passo dal grande salto in Serie A? De Franco non è più lui, si fa superare con facilità anche da uno lento come Galabinov. Certo, è tornato da poco, deve ritrovare il ritmo, non ha la gamba necessaria per essere pienamente positivo. La speranza è di ritrovare anche il miglior De Franco, ma ci vorrà ancora tempo.